Non so se Cale, Fonso, Dino e tutti gli altri torneranno. Certe volte lo spero e mi fa paura. Ma ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche il vento, il nemico è qualcuno. Guardare certi morti è umiliante. Non sono più faccende altrui. Non ci si sente capitati sul posto per caso. Si ha l'impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi tenga noi altri, inchiodati a vederli, a riempirci negli occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si capisce, si tocca con gli occhi che al posto del morto potremmo essere noi. Non ci sarebbe differenza e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una guerra civile. Ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione. Ora che ho visto cos'è guerra, guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti, che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero.